Allora, Donaggio Doppietta, grande ex di giornata, timbra due volte, insomma, una vittoria importantissima per il morale, per la classifica. Insomma, dopo la sconfitta di Alba e la sosta, c'era bisogno di ripartire con una vittoria e anche una prestazione del genere, perché per tutti i 90 minuti, come si è detto anche con il mister, siete stati sul pezzo, giocando con qualità e mettendola anche sul piano dell'intensità del fisico contro un Lingorna comunque organizzato. Sì, si è detto che è un Ligorna organizzato, ci ha messo in difficoltà molto parecchio, soprattutto il primo tempo. Sono stati bravi in un episodio a sbloccare la partita, a rimanere tutti compatti, continuare con quella filosofia di gioco che stavamo interpretando. E siamo riusciti a trovare il raddoppio, non ci siamo, siamo rimasti uniti, infatti abbiamo poi lottato, perché comunque dopo il 2-0 ci siamo messi anche a lottare. E c'è da dire che abbiamo preso un gol potevamo evitare 5 minuti dalla fine, ma la reazione della grande squadra è subito fare il gol e chiudere la partita. E noi siamo, abbiamo fatto quello, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra nonostante tutti ci rimangano un po' contro, non all'interno della società, ma da fuori. E siamo convinti che ci siamo messi in testa un obiettivo giornata in giornata e sono sicuro che lo raggiungiamo. Una doppietta da gol dell'ex, quali sono le tue sensazioni, le tue emozioni, chiaramente anche tanti compagni, i tuoi amici o conoscenti contro quest'oggi? Ma le emozioni sono sempre tante, ma le emozioni sono sempre tante quando fai gol. Quando fai gol, avevo pensato se facevo gol esulto o non esulto, ma mi sono solo contenuto perché il gol è una gioia immensa per l'attaccante. Era un po' che non segnavo, arrivavo dall'espulsione, mi hanno un po' tagliato le gambe questa espulsione, allora avevo bisogno proprio di gioire per questa situazione. Prossimo step, banale dirlo, forse è quello di alzare i giri anche in trasferta dove vi manca qualche punto. Ma sicuramente in trasferta i dati mancano qualche punto, ma manca anche, come dico io, a volte anche un po' di fortuna, perché se tu vai a vedere anche in trasferta tutti i pari, le traverse colpite sono tante, però lavoriamo per questo e nell'obiettivo che ci siamo detti dentro lo spogliatoio è di alzare l'asticella proprio in trasferta. Perfetto.